Dopo i buoni numeri della stagione invernale sul Gran Sasso, dove l'abbondante neve ha consentito di sciare fino ad ora, culminata con l'arrivo della tappa del Giro d'Italia, si sta programmando la stagione estiva, che negli ultimi anni ha visto numeri da record, e a fine giugno si potrà partire, perché sono in corso i lavori alla funivia con 900.000 euro del fondo complementare del PNRR. Interventi importanti, lo scorrimento delle funi portanti insieme ad opere edile strutturali, come il rifacimento dei bagni sia a monte che a valle. Il vecchio impianto datato 1934 è stato sostituito da quello attuale nel 1988. Si tratta di interventi molto complessi, ma a fine giugno sarà chiuso il cantiere. Per l'estate verrà riaperto l'osservatorio astronomico, verrà ripristinato il parcheggio a pagamento nel piazzale. Si stanno organizzando anche tour in mountain bike. La funivia adesso sta in manutenzione importante, quindi penso che speriamo per la seconda metà di giugno, quindi verso la fine di giugno, di poterla riaprire. Ecco, l'estate ci si punta, perché quelle degli ultimi anni sono state ottime, organizzerete delle iniziative, ecco, la montagna deve essere fruibile anche in estate. Certo, certamente, anzi lo è. E più andiamo avanti più c'è una maggior presenza, quindi insomma è apprezzata come montagna. Speriamo anche quest'anno che continui, se il tempo, perché dipende molto dal tempo chiaramente, se continua a piovere tutti i giorni non viene nessuno, però insomma se il tempo lo consente la montagna è attrattiva sicuramente, specie se fa molto caldo. E sono partiti anche i lavori allo storico albergo in quota che ospitò la prigionia di Mussolini, che sarà un resort di lusso, senza dimenticare la traccia storica. Sì, beh, quello sta pensando il comune, quindi sì, comunque i lavori sono iniziati, speriamo che vadano avanti anche loro bene, insomma con la stagione adesso dovrebbero partire, anzi sono già partiti i lavori, quindi speriamo bene.